Nel cuore della Cina più arcaica, dove il tempo pare essersi fermato ai mitici secoli del celeste impero, l'uomo e il cormorano conservano inalterato il legame che li unisce da sempre. Protagonisti della eterna lotta per la sopravvivenza, mettono a disposizione l'uno dell'altro le proprie capacità nel segno della mutua cooperazione e dell'interesse reciproco. Sul far della sera, quando le tenebre scendono, inizia il tempo della pesca. Uomini e cormorani sono pronti a strappare alle acque i guizzanti e saporiti pesci che placheranno la loro fame e che, venduti, forniranno di che vivere alle famiglie dei pescatori. Un rito antico, che si rinnova ogni giorno all'imbrunire, a Xingu, sperduto villaggio adagiato sulle trasparenti acque del fiume Nanxi, nella Cina centro-meridionale. Questa è la Cina più autentica, lontana dalla Cina delle megalopoli, affollate da milioni di persone e da grattacieli sempre più alti, stravolta dal nuovo che incalza a grandi passi, sempre più veloci e minacciosi. È la Cina delle campagne e dei villaggi, poche case avvolte dall'incanto della natura. E soprattutto tanta pace, come a Yantou, dove la vita di sempre scorre con i suoi ritmi lenti e pacati. Qui le tradizioni vengono gelosamente custodite e costituiscono il collante che unisce queste comunità, malgrado l'avanzata inarrestabile del progresso e della modernizzazione del paese. Nei campi spuntano le pagode e i templi, luoghi di intensa e mistica religiosità, dove si venerano Buddha e Confucio, si onorano gli antenati e si pregano le mille divinità protettrici del pantheon buddista legate ai cicli riproduttivi della terra. Spetta a loro tenere lontani gli spiriti del male, le pestilenze e le carestie. Soprattutto sono loro a donare le piogge e il sole al momento giusto affinché i campi siano fecondi e diano ottimi raccolti. Ovviamente i raccolti di riso, il pane dell'Oriente, l'alimento base di questo popolo. Dappertutto, nei campi e nelle aie delle case, al momento della mietitura segue quello ancora più faticoso della battitura. Tutto è fatto a mano e le turgide spighe, cariche di chicchi di riso, vengono scrollate in grossi mazzi con l'aiuto di appositi strumenti e contenitori. Le case tradizionali, dotate di ampi cortili ombreggiati, sono il luogo della vita quotidiana della famiglia. Qui le donne, con setacci in foglie di bambù intrecciate, separano la pula dai chicchi di riso, rendendolo pronto per essere cucinato. In questo luogo, un tempo sacro, trasformato durante la rivoluzione culturale in uno spazio di aggregazione e di socializzazione, gli abitanti del villaggio si ritrovano per parlare e vedere la televisione. Una finestra sul resto del mondo che visto da qui appare molto lontano, quasi irreale.